Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questo è un video mi preparo con voi. Sto per uscire, ho ricreato questo trucco in vostra compagnia, e ci siamo fatte un pochino di chiacchiere. Spero che questo video vi possa far compagnia per qualche minuto come voi l'avete fatto a me. Nel frattempo vi mando un grosso bacio e vi lascio al proseguo del video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba. Allora, ho già messo il fondotinta, quello di Ofitra, perché sto effettuando piccoli video per poi costruire il video finale di recensione. Ora vado a coprire le mie occhiaie con il correttore. Allora, di cosa parliamo in questo video? Correttore? Ok. Cosa sta succedendo nella mia vita? È parecchio che non faccio questo video. Allora, per quanto riguarda il lavoro, sono ancora in forze al solito call center. Ho avuto qualche delusione abbastanza forte sul lavoro, nel senso che ho provato a effettuare a poter crescere, quindi mi sono impegnata tantissimo, diciamo, per cercare di come si può dire? Migliorare la mia situazione. Ho fatto una selezione interna per passare a manager della qualità, ma non è andata. Io suppongo che avevano già un altro nome perché le motivazioni del rifiuto sono state stupide, nel senso, prima di effettuare l'assessment con una psicologa del lavoro, abbiamo effettuato delle prove al computer su Excel per vedere un po' il livello quanto ne sapevo di Excel, e diciamo che non è andata malissimo, nel senso che la parte teorica è andata bene, la parte pratica hanno trovato un po' di imperfezioni. L'ultimo esercizio era la costruzione di percentuali di righe e di colonna di uno schema. Ho lasciato intravedere il mio modo di ragionare, visto che tante volte io arrivo con l'intuito alla soluzione dei problemi, e sono stata ripresa proprio su questo, nel senso che non riuscivo a eseguire correttamente il passaggio indicato. Allora ci sono arrivato con l'aggiornamento deduttivo, diciamo, e quindi sono stata ripresa che era un ragionamento troppo macchinoso. Mi sono leggermente innervosita e mi sono presa una mezza discussione con il manager generale dove lavoro io, dicendo: ok, ci posso stare che mi riprendi perché il mio ragionamento è macchinoso, ma non mi puoi dire che la matematica è un'opinione e quello che io ho fatto non va bene, perché tecnicamente il ragionamento che ho fatto, gli esercizi come l'ho svolto, diciamo che è la parte iniziale del ragionamento. Non so se mi riesco a spiegare. Nel senso, per arrivare a quel risultato c'è una formula. Quella formula non me la ricordavo, e allora cosa ho fatto? Ci sono arrivata con una semplice proporzione matematica. Questo sta a quello come quest'altro sta a quell'altro. Il ragionamento per me non faceva una piega, anzi, è il ragionamento iniziale, poi raggiungere quel risultato. A lui non è piaciuto. E ho detto con sincerità: ok, non ti piace perché è troppo macchinoso, ma per me sbagli. Nel senso che non mi vuoi far passare, però non mi puoi dire che ho fatto un ragionamento troppo macchinoso, perché l'esercizio come me l'hai fatto vedere tu parte da quello che ti dico io. Non ci sono santi, la matematica è quella. 1 più 1 fa sempre 2. Se puoi mettere 1 più 2 fa sempre 3, mi puoi mettere il 2 davanti all'1, ma il ragionamento rimane quello. Quindi diciamo che sono fatta un pochino prendere
prendere la mano, mi sono leggermente innervosita. Vado a fissare la base con la cipria di MAC. Vabbè, sorvoliamo questo. Poi la spiegazione del fatto che non mi avevano selezionato da parte della psicologa è stato straordinario. Lei fa, è una ragazza con un carattere molto forte. Io la vedo meglio come team leader. Le avrei voluto dire, anche se diciamo che mezzo mezzo gliel'ho detto. Io una team leader, io una trascinatrice. Ma se a pallavolo non mi hanno mai selezionato come capitano, sono sempre stata, diciamo, il capitano il capitano per esperienza, il capitano che lavora dietro al capitano e dietro al mister per aiutare la squadra. Tu mi dici che ho un carattere dominante e trascinatore? Ciccia, non mi hai capito proprio. Poi ancora Amelia ha deciso di abbaiare, vede qualcuno fuori a balcone. Poi mi dici, per il lavoro che fai al call center il tuo livello culturale è troppo elevato. E le ho detto, dottoressa psicologa, quello che è lei, io sono sociologa, questo per me è un semplice lavoro, io non voglio fare l'operatrice telefonica a vita, per ora è un lavoro e sto cercando di crescere sia all'interno di questa società che anche all'esterno. Chi mi dà l'opportunità, io dove trovo l'opportunità la mi aggancio, non voglio fare l'operatrice telefonica a vita, non mi interessa. Se volevo fare l'operatrice telefonica, uno, non mi sarei mai iscritta all'università e due, avrei iniziato a lavorare a 18 anni, a 19 anni quando sono uscita da scuola. Magari non mi affidavo a una ditta che prende lavori per terzi, entravo, non so, in Telecom, in Team, in Wind, Vodafone, ma direttamente con la ditta. Io non voglio fare l'operatrice. Ma lei ha un tono, no dottoressa, ha sbagliato proprio l'inquadramento del soggetto. Comunque ne ho parlato con dei colleghi e mi hanno consigliato, magari la prossima volta che c'è una selezione per team leader, tu presentati, se ti dicono di no, rinfaccia tutto, perché in quella dove lavoro sono molto, come dire, prendono persone con, vorrei dire, poco carattere, ma che fanno poco burdello, diremmo, dalle nostre parti, nel senso che non creano casini. Bah. No, vorrei farvi vedere, questo è l'Aner di Essence, si è separato. Io lo shakerò tutte le volte che lo vedo, ma ormai secondo me lo dovrei cestinare, ma non voglio, perché il colore comunque mi piace. Ok, a parte il lavoro, per il resto, pallavolo è un altro casino della mia vita. Allora, quest'anno la società dove faccio pallavolo ha deciso di salire di categoria, quindi dalla Serie C salire in Serie B2. Ovviamente il mio livello non è per questo tipo di slancio di categoria, quindi io lo sapevo da inizio anno, ho accettato di fare allenamenti di modo tale da aiutare la squadra per preparare le partite. A un certo punto ho visto che il mister si portava soggetti da dire perché loro sì e io no. Sarà per l'età? Sto facendo vecchia? Non credo. E allora qual è la motivazione? L'ho preso in disparte e gliel'ho chiesto. Scusami, ma la motivazione per la quale non vengo convocata qual è?
e di forma non sono state inserite nella rosa? Oppure c'è qualche altra cosa che non volete dirmi? No, ma sa, io non so neanche se hai il. Non so neanche se sei stata tesserata, non so se devi fare la visita medica. Allora, per quanto riguarda la visita medica, ho detto al mio allenatore: questo è uno stronzo, non sa prendere di petto le decisioni. Per quanto riguarda la visita medica, non ti preoccupare, non l'ho mai fatta dal dottore che mi ha detto la società, perché non l'ho fatto una volta, non mi è piaciuto come sono stata visitata e quindi l'ho boicottato e vado direttamente all'ASL. Preferisco spendere un attimo di più e andare da un dottore che mi fa una visita a livello. Quindi ti dico che la mia visita medica non è ancora scaduta perché mi scade a marzo, questo io l'ho chiesto a gennaio, quindi vai tranquillo. C'è qualche altra motivazione? Non posso essere convocata per qualche altra motivazione? No, no, ti faccio sapere. Io da gennaio, ora siamo a marzo, non ho avuto mezza notizia. Quindi ho deciso che quest'anno porto avanti questa situazione un po', vorrei dire, mezza ambigua. Ma l'anno prossimo dirò goodbye alla società e mi andrò a fare una tranquillissima seconda prima divisione e mi levo dai pasticci, così vado a fare gli allenamenti tranquilla, vado a giocare in modo tranquillo, in una società più tranquilla, senza pretese né da parte mia né da parte loro, perché altrimenti veramente vado in palestra molto demotivata. Ma veramente si è comportato de merda. Sorvoliamo. Poi, le nuove arrivate, le capuzzielle del Kaiser le dovrei chiamare. Specialmente il capitano di sto beep. Non voglio farmi. Non voglio farmi una brutta reputazione su YouTube che dico le parolacce perché non sono il tipo. Comunque un personaggio proprio, oh mamma bella. Secondo me non ha mai fatto il capitano, non sa neanche da dove si inizia per fare il capitano. È successo un patatrac di recente, nel senso che abbiamo avuto dei problemi con una ragazza che molto più forte di noi, che era scesa da una serie più alta proprio per aiutarci a salire, per motivi di salute è dovuta andare via. Il mister ha convocato lei. Questo soggetto, secondo me, non ha mai fatto il capitano perché non si sa proprio comportare. E vi stavo raccontando, diciamo, come posso dire? Non mi viene il termine. L'evento, non so se si può dire così, comunque l'evento che mi ha fatto capire che non ha mai gestito neanche un gruppo di amiche. Comunque sono state convocate il capitano in seconda e il capitano in seconda dal mister con alcuni dirigenti per parlare della situazione perché quella ragazza ci avrebbe abbandonato da lì a poco. Giustamente il capitano, se si può chiamare così, l'ha detto sul gruppo WhatsApp. Tutte quante hanno detto: ok, facci sapere. E non abbiamo, dopo questa cena riunione, non abbiamo avuto notizie. Non doveva dircelo il capitano di forma, ma doveva dircelo lei che è il capitano. Si è innervosita sul gruppo WhatsApp perché nessuno aveva chiesto a mezzanotte passata come fosse andata questa riunione. Io non mi sono messa in mezzo, non mi andava proprio. Il venerdì dopo, sì, dopo un allenamento siamo andati a mangiare una pizza e lei che continuava a insolfare che il gruppo non si interessa della situazione. Tipo, pensavo a fare l'esempio proprio di questa occasione, mi sono innervosita letteralmente e le ho sputato in faccia di tutto.
che lei non era in grado di, non aveva mai gestito neanche un gruppo di amiche su WhatsApp. Se sei il capitano, devi saper quando sei tu a dover dare notizie di riunioni e di come si svolgono, quando si svolgono e che cosa ne esce fuori. Non è la singola atleta che ti viene a tirare con la felpetta per chiedere: oh, ma come è andata? No, è lei che alla fine è chi gestisce un gruppo, che alla fine della riunione, pseudo riunione che sia, prende, scrive: abbiamo parlato di questo, questo e questo, ne approfondiremo in palestra. È proprio qua inguardabile. Comunque, è lei che insisteva, insisteva, insisteva. L'ho presa col cravattino e ho detto: no, mi dispiace, ma stai sbagliando proprio modalità. Non si fa così. E ho detto: non riusciresti a gestire neanche un gruppo di lavoro per un progetto universitario se fai così. Non credo che tu vai dall'università. Vabbè, sorvoliamo. Per il resto, allora, fidanzato, tutto ok. Si continua. Il Natale è passato fortunatamente ed è stato letteralmente una schifezza. Preferisco non parlare, quindi salto prima che inizio a piangere, visto che mi sto mettendo il mascara, non mi sembra il caso. Anche il post Natale è stato ancora più emozionante e de cacca rispetto al Natale, quindi direi di saltare tutto dicembre e gennaio. Comunque, il 10 marzo, dal 10 marzo al 16 marzo sarò in ferie. Questa volta abbiamo deciso di andare a Torino. Andremo dal 10 di marzo fino al 14 e non vedo l'ora perché devo vedere il Museo Egizio. Io da piccola avrei voluto tanto fare l'archeologa, se non l'archeologa, la paleontologa, anzi no, era la paleontologa, se non l'archeologa. Adoravo i dinosauri, adoravo la storia e i reperti archeologici. È saltata questa cosa, ovviamente come tutti i sogni infantili poi saltano, però mi è rimasta la passione per l'antichità, per i musei, per i siti archeologici e per tutti quei programmi che parlano di questi argomenti. Io non so, rimango a casa a sentirmi Alberto Angela nei suoi programmi, o me li vedo il giorno dopo sul sito della Rai. Li adoro proprio, mi piacciono più assai. E comunque non vedo l'ora di andare a Torino per andare a vedere gli Egizi, anche perché il museo di Torino è, dopo quello del Cairo, il più importante museo. Ma io mi sento un po' storta. Il più importante museo di antichità egizie esistenti al mondo. Li ho visti i reperti archeologici. E la nonna sta scassando il mondo. Ho visto reperti archeologici egizi al Louvre e al British Museum, ai Musei Vaticani, se non erro, non ne sono sicurissima. Non ricordo se al Museo Nazionale di Napoli anche c'erano. Non mi ricordo proprio. No, non riesco a ricordarmi. E comunque, prima o poi devo andare in Egitto, devo andare a vedere le piramidi, devo vedere la Sfinge. Appena la situazione politica, economico-politica di là si calma, io vado. Devo andare. È una cosa che vorrei riportarmi, non so neanche se è permesso. È una boccettina con la sabbia del deserto. Non vedo l'ora. Ok. Però io questa guancia così non la riesco a guardare. Vediamo se riesco ad aggiungere un altro po' di
di correttore da sopra il fondotinta, anche se non si potrebbe fare. Vediamo se l'apparo. Ok, lo lascio settare un po'. Poi dopo magari ci aggiungo un po' di cipria. Vediamo un po' che cosa ne esce. Contourino. E quindi vado in ferie. L'altro giorno riflettevo che da quando sono stata assunta dove lavoro, abbiamo già fatto 3 vacanze culturali, semiculturali. L'anno scorso andammo a Dublino, più o meno in questi periodi era aprile. Quest'estate siamo stati a Taormina, bellissima, e nel mese di ottobre siamo stati a Vienna, che anche mi è piaciuta tantissimo. Veramente molto bella, molto ordinata, mi è piaciuta veramente molto, la consiglio tantissimo. E questo sarebbe il quarto viaggio nel giro di neanche un anno. Quando stavamo all'università, i nostri viaggi comunque erano molto incastrati nel mese di agosto, ovviamente perché durante l'anno c'era poco movimento, nel senso che si studiava per gli esami, c'erano poi corsi e tutto il resto, quindi non potevamo permetterci tantissimi viaggi. Ora che lavoro e che recupero 2 giorni di ferie al mese, ogni poco ne approfitto per prendere e scappare, perché là dentro non riuscirei altrimenti a sopravvivere. Ogni 2 o 3 mesi devo scappare. No, comunque non ce la fa, è troppo caldo questo brufolo. Scivola proprio sopra. Vabbè. Mi sono fatta le guanciotte ad Heidi. Vabbè. Fa anche un pochino caldo qui in questa stanza. Mi sono dimenticata di chiudere i termosifoni. Sono rimasti accesi fino a tardi. Vabbè, sorvoliamo. Metto un po' di Meteorite di Guerlain che io tengo in questo boccettino. La mia amica ha le perle e me ne ha regalate qualcuno. E quindi ora ce ne andiamo a Turin. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Di cosa continuare a parlare? Di serie TV. Non ricordo l'ultima che avevo parlato nel video, ma parliamo dell'ultima visione che ho avuto. Ho visto la prima di The Walking Dead dopo il blocco per le vacanze di Natale, quindi loro fanno, diciamo, dividono la stagione in due metà, una prima di Natale e un'altra che riprende a febbraio. Sicuramente l'avrete già vista, ma ci sono rimasta così male, mannaccia la miseria. Avevo visto, cioè era palese nell'ultima puntata prima dello stop che era successo qualcosa, si era intuito, però vederlo, vedere come si è comportato, come è cresciuto il ragazzino, che prima era un bambino all'inizio della prima, seconda stagione, ora era un ragazzo che ha preso in mano, ha preso responsabilità di se stesso e anche per gli altri, è cresciuto tantissimo il personaggio. Vederlo gestire una situazione così, ok, stiamo parlando di fantascienza perché gli zombie ovviamente non esistono, almeno spero. Io ho il terrore che prima o poi ci sia un'invasione zombie. Spero di comportarmi come Alice di Resident Evil, di essere super faiga quando combatto gli zombie prima che loro mi mangiano. Comunque, veramente ci sono rimasta malissimo. Non...
Non me l'aspettavo. Spero che Rick abbia preso coscienza che la strada che ha intrapreso porta non è benissimo. Comunque, cosa ho visto di recente, oltre ovviamente all'ultima di The Walking Dead, diciamo la prima dopo lo stacco, mi sono fatta super maratona di Xena. Ebbene sì, quando è stato la primavera scorsa, mi sembra di sì, o era già inizio estate. Comunque, bazzicavo su internet, anzi no, bazzicavo sul mio computer tra le varie foto che ho accumulato in questi anni di possesso di PC e spulciando tra le fotografie mi è venuta voglia di vedermi, che avevo accumulato diverse foto di Xena negli anni, mi era venuta questa voglia di vedere tutte le stagioni, perché la Mediaset, in Mediaset non ero mai riuscita a vederle tutte, un po' per gli orari, un po' perché, come me ne sono resa conto, Mediaset alla fine fa girare sempre solo gli stessi, come dire, le stesse puntate. E l'ultima volta che avevo pensato di vedermi Xena, praticamente lo streaming non era ancora eccellente, quindi non l'avevo trovata. Alla fine sono riuscita a trovarla e mi sono sparata tutte 5 6 stagioni e finalmente ci ho capito qualcosa, anche perché ovviamente in questo tipo di telefilm di volta in volta su delle storie particolari, ovviamente il discorso generale lo capisci, non è difficile, però su alcune storie, cicli di storie, ovviamente avevo molte lacune che ho colmato e sono stata contentissima di colmare. Mi sono fatta questa panza di Xena e mi sento ancora di più Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata da fuoco di mille battaglie. Lo stesso tipo di ragionamento lo si potrebbe fare con tante vecchi telefilm che dava prima la Mediaset. Ad esempio, l'ho fatto anche con X-Files, anche X-Files. Quando ridavano le stagioni, alla fin fine davano sempre le stesse puntate e anche di quella mi sono fatta la maratona e finalmente ci ho capito qualcosa. Ora andrò ad aggiungere, sta finendo la batteria quindi chiuderò così, andrò ad aggiungere un pochino di gloss per amalgamare il tutto, vi farò magari una foto e visto che il tempo a nostra disposizione è finito, spero di riuscire a fare di nuovo un Get Ready With Me, mi preparo con voi, l'ho detto. Prossimamente, così da poter chiacchierare ancora. Io nel frattempo vi saluto, vi mando un bacio e grazie per aver visto il video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ah, e grazie per avermi fatto compagnia mentre mi impiastricciavo la faccia. Un bacione e in gamba.